vediamo un po' di nomenclatura adesso. Queste sono definizioni, sono nomi che vengono usati tecnicamente, quindi ora introduciamo. Allora, abbiamo quindi un sistema trifase alimentato da una terna simmetrica diretta di tensioni, nel senso che abbiamo specificato prima. E questi sono i generatori che alimentano il circuito. Questi tre fili che collegano i tre generatori alle tre impedenze, quelli che io adesso sto individuando con i numeri 1, 2 e 3, si chiamano fasi del sistema di fase. Quindi fase 1, fase 2, fase 3. ABC, quello che si. Questo punto in cui ho fatto convergere i morsetti di queste tre impedenze, che ho messo in comune, si chiama centrostella del carico, cioè delle impedenze. Quindi ho no, centrostella. Infatti, riconoscerete immediatamente, rispetto a quello che dicevo qualche lezione fa, ricordate, che quelle tre impedenze sono collegate a stelle. Abbiamo messo un morsetto in comune, no? Analogamente, questo punto primo potrà essere denominato centrostella dei generatori. Un altro centrostella per la generatori, anche i generatori sono collegati a stelle, cioè. Io primo e loro centrostella. Il filo che collega i due centri stella, questo filo qua di collegamento, che in qualche modo abbiamo visto prima, racchiude in sé, mette in comune tutti i fili di ritorno dei tre circuiti che originariamente avevamo immaginato, si chiama filo neutro o semplicemente neutro. La tensione che c'è fra una generica fase, per esempio 1, e il centrostella, questa, B1O, B1Z, come lo vedete, si chiama tensione stellata. Anche V2.0, V3.0, V2O, V3O sono tensioni stellate. Tensioni stellate sulle varie fasi, quindi V1.0 sarà la tensione stellata sulla fase 1, V2.0 sulla fase 2, V3.0 sulla fase 3, e così. Va bene. Viceversa, le tensioni che ci sono fra due fasi, come per esempio V1.2, ma anche V1.3 e V2.3, cioè fra due punti delle fasi, si chiama tensione concatenata. Le correnti che circolano nelle tre fasi, i 1, i 2, i 3, poi metto solo i 1, chiamano corrente di fase o di linea. Ok. Allora, cerchiamo di capire come funziona questo sistema. Quindi abbiamo dato un po' di nomi, semplicemente. Vediamo adesso che cosa succede in questo sistema. Cerchiamo di risolvere, quindi trovare tensioni e correnti. Allora, ma lo faccio qui, cancello qui.
Ecco, abbiamo fatto prima, non ci serve più. Allora, calcoliamo la corrente I1, I2, I3, le correnti di fase in questo sistema di fase. Allora, la corrente I1 è pari alla tensione che c'è su questa impedenza Z diviso l'impedenza stessa. Questa tensione è proprio V1O, la tensione stellata che abbiamo definito prima. V1O diviso Z. Allora, grazie al fatto che c'è il filo neutro che collega i due centri stella, la tensione V1O è anche uguale alla tensione con 1. Lo vedete? Se io applico la legge di Kirchhoff a tensione a questa maglia che fa e con 1, questa Z, e poi va per il filo neutro con cortocircuito, otterrò immediatamente questa tensione uguale a questa tensione che è proprio pari a 1. Li trovate? Quindi io qui scriverò e con 1 diviso Z. Analogamente I con 2 uguale V2O diviso Z, ossia E2 diviso Z. E I con 3 stessa cosa, non sto a ripeterlo. Quanto vale il modulo delle tre correnti che abbiamo qui calcolato? Allora, se io faccio il modulo di con 1, quindi con 1 senza segno sopra sarebbe il modulo, questo è il modulo di E1, il modulo di E1 è pari proprio a E, vedete, diviso il modulo di Z, lo indico così. I due analogamente come modulo è pari al modulo di E2. Quanto vale il modulo di E2? Beh, vale sempre grande, ricordate, le tre tensioni hanno lo stesso modulo, sono solo, diciamo, sfasate più piccole. Quindi ci metto ancora E, senza segno, diviso ancora il modulo di Z, perché le impedenze sulla fase 2 e la fase 1 sono uguali. Allora, il discorso per la fase 3. Quindi scopro che le tre correnti I1, I2, I3 hanno lo stesso modulo che chiamo I grande. Come sono le fasi di queste tre correnti adesso? Allora, mettiamoci qui sul diagramma fasoriale per cercare di capirlo. Allora, la corrente I1, vedete, si scrive in questo modo, il che vuol dire che come modulo già abbiamo capito. Vediamo adesso come fase. La fase di E1 è pari alla fase di E1 meno la fase di Z. Ricordate sempre queste questioni sulle fasi. Che vuol dire che la corrente I1 è sfasata rispetto alla tensione E1 dell'angolo di carico dell'impedenza Z, quello che sappiamo chiaramente. Se supponiamo che Z, l'impedenza, sia un carico ohmico induttivo, la corrente sarà in ritardo di un certo angolo di fase, che è un angolo di carico che chiamiamo φ. Quindi sarà questo I con 1 e questo sarà l'angolo φ, sfasato in ritardo rispetto ai con 1. D'accordo? Cosa possiamo dire di 2? Possiamo fare lo stesso ragionamento. La fase di I2 è pari alla fase di E2 meno la fase di Z, cioè I2 è sfasato rispetto a E2 dell'angolo di carico dell'impedenza Z. Poiché l'impedenza Z sulla fase 2 è uguale a quella della fase 1, l'angolo di sfasamento fra E2 e I2 è ancora pari a φ. Li trovate? A questo punto, ripetendo lo stesso ragionamento, ottengo che I3 è anch'esso sfasato in un angolo pari a φ rispetto ai 3.
trovate. Questo dipende dal fatto che le tre impedenze sulle tre fasi sono uguali, per cui ciascuna corrente sfasata è la stessa quantità rispetto alla tensione rispettiva. Che cosa ne segue? Ne segue che le tre correnti 1, 2, 3 sono tre correnti che hanno lo stesso modulo e sono tra di loro sfasate due pi di cadenza. Perché se le tre tensioni sono tra di loro sfasate due pi di cadenza e le tre correnti sono, per così dire, ruotate rispetto ad esse di un angolo φ rigidamente, vedete? Anche le tre correnti saranno tra di loro sfasate in due pi di cadenza. Quando ciò avviene, si dice, cioè quando le tre correnti sono sfasate, sono uguali in modulo e sfasate in due pi di cadenza, si dice che il carico trifase è equilibrato. Quindi, scrivo qua. Quindi, un sistema trifase simmetrico equilibrato significa che è simmetrico nelle tensioni, cioè le tre tensioni hanno quelle proprietà di cui sopra, ed è equilibrato nelle correnti, cioè le tre correnti godono di queste proprietà, di avere lo stesso modulo e sfasate tra di loro le correnti. Chiaro? Beh, ma se è vero questo, allora, applicando lo stesso ragionamento visto prima, io trovo immediatamente che pi con 1, pi con 2, pi con 3 fa 0. Lo possiamo anche vedere facendo la somma, questo qui. E con 1 diviso 0, più e con 2 diviso z, più e con 3 diviso z. Ovvero, e con 1, più e con 2, più e con 3 diviso z. Metto in evidenza z, no? 1 su 0, cioè. Poiché la somma delle tre tensioni fa 0, sta scritto lì, che abbiamo visto prima, questo anche viene 0. Quindi, o lo vediamo matematicamente, o lo vediamo graficamente dal fatto che queste tre correnti sono uguali in modulo e sfasate in due pi di cadenza, cioè 120 gradi l'una all'altra, la somma di queste tre correnti fa 0. In un sistema equilibrato la somma delle tre correnti di fase fa 0. Ok? Bene. Qual è la conseguenza circuitale di questa proprietà che abbiamo appena verificato? Se ci pensiamo, fare la somma di queste tre correnti, 1 più 2 più 3, dal punto di vista circuitale, a quale corrente corrisponde? A quella del filo nero. Esatto. Se io chiamo questa I con O, la corrente del filo nero con questo riferimento, la legge di Kirchhoff a questo punto mi dice esattamente che I con O è pari a I con 1 più I con 2 più I con 3. Non ho uguale. I con 1 più I con 2 più I con 3. Quindi ne segue che in un sistema equilibrato, simmetrico delle tensioni, equilibrato delle correnti, la corrente del filo neutro è pari a zero. La conseguenza di questo fatto è molto molto significativa, perché se la corrente è pari a zero nel filo neutro, il filo neutro a che cosa equivale? A un circuito aperto. In altri termini, io posso eliminare il filo neutro e il funzionamento del circuito rimarrà inalterato. Arrivo cioè a questa situazione qui.
arriva quindi a questa situazione, che è lo stesso sistema di prima, senza filo neutro. Quindi questo è un sistema simmetrico equilibrato con filo neutro. Questo è un sistema simmetrico equilibrato senza filo neutro. Vi ho appena dimostrato che i due sistemi, con e senza filo neutro, sono equivalenti. Nel senso che se io ci metto il filo neutro, la corrente in esso circolante è zero. E quindi tanto vale che non ce lo metto. Vediamo la stessa cosa, quindi non dovrei aggiungere altro, però a maggior, diciamo, chiarimento, e diciamo per ribadire il concetto, possiamo anche vedere dualmente l'equivalenza. Cioè non in termini di corrente, ma in termini di tensione. Vediamo che cosa intendo. Allora. Quindi adesso sto, in un certo senso, ridimostrando l'equivalenza fra queste due situazioni, guardando le tensioni e non le correnti. Prima l'ho fatto con le correnti, adesso lo faccio con le tensioni. Chiaro? Quindi sto dicendo lo stesso concetto dal punto di vista diverso. Allora, chiamiamo questo V1, come abbiamo detto, no? E con la nomenclatura vista abbiamo la tensione stellata sul carico. Allora, quando io ho a che fare con questo sistema, quello che io posso dire è che la corrente di volume è ancora pari a V1O diviso Z. Poco da dire. V1O è la tensione sull'impedenza Z. Quando io però non ci metto il filo neutro, io non sono più sicuro che la tensione V1O e la tensione con 1 siano uguali fra di loro. Perché se io chiamo questa tensione VOO', la tensione fra i due centri stelle, ok? Individuata da questa freccia, la vedete? Cioè fra questo punto e questo punto. Allora io ho che V1O è pari a E con 1 meno VO primo diviso Z. Trovate? Per inciso, la quantità VOO primo, cioè la tensione tra i due centri stella, si chiama anche spostamento del centro stella. Lo spostamento del centro stella non è uno spostamento fisico, ma è la tensione che c'è tra i due centri stelle, quello del generatore, quello dei generatori e quello delle preferenze del carico. Allora, se io faccio lo stesso ragionamento su V2, otterrò analogo risultato: E2 meno VOO' diviso Z. E3 meno VOO' diviso Z. Ok? Adesso, il fatto di non aver messo il filo neutro qui non c'è il filo neutro, vedete? Fa sì che la somma delle tre correnti debba per forza fare zero. Prima era un risultato, perché c'era il filo che, diciamo così, poteva dare sfogo in un certo senso alle tre correnti. Qui no, poiché qui non c'è nessun filo, quando faccio la somma delle tre correnti, quando faccio la legge di Kirchhoff al centro stella, ottengo U1 più 2 più 3 uguale a 0. Sono vincolato a questa cosa adesso. Mi trovate? Legge di Kirchhoff. Ne segue che, se io sostituisco qui, ottengo... Vabbè, provo a scriverlo qua, molto... Vabbè, provo a farlo qui, va. E con 1, quindi adesso sostituisco questo, e con 1 meno VOO' diviso Z, più e con 2 meno VOO' diviso Z, più e con 3 meno VOO' diviso Z, uguale 0. Scusate, non si vede molto. Ho sostituito queste tre qui dentro. Allora adesso posso mettere VO' in evidenza,
e scrivere, scrivo qua direttamente il risultato, cerco di guadagnare un po' di lavagna qui. Allora, V o primo è uguale, se metto in evidenza e divido, con passaggi molto semplici viene fuori, è 1 diviso z più E2 diviso z più E3 diviso z diviso 1 su z più 1 su z più 1 su z. Chiaro cosa ho fatto? Ho messo Dio primo in evidenza e ho diviso. Perché l'ho lasciato in questa forma? Perché questa formula che ho messo qui, che ho ricavato qui, può essere ricavata anche nel caso più generale in cui z1, z2, z3 siano differenti l'una dall'altra. Io qui ho supposto che siano uguali e viene fuori questo. Se le tre impedenze fossero differenti, io avrei avuto esattamente lo stesso risultato in cui qui c'era z1, z2, z3, z1, z2, z3. Ma questa formula rimaneva, diciamo, tale e quale, ciò l'ho messa così. Questa formula, che mi dà lo spostamento del centro stella in funzione delle varie grandezze di espresse, si chiama formula di Millman. Lo scrivo. E la formula di Millman mi fornisce lo spostamento del centro stella in funzione delle altre quantità che sono diverse. E in generale, ripeto, prevede qui il valore delle impedenze su ciascuna delle fasi, se esse fossero diverse. Il caso sono uguali è questo, il caso fossero diverse è z1, z2, z3, z1, z2, z3. D'accordo? Beh, nel caso in cui le tre impedenze sono uguali, io posso tranquillamente mettere in evidenza 1 su z qui, semplificare con questo che c'è sotto, e viene fuori E1 più E2 più E3 diviso P. C'è un fattore 3 qui sotto. Poiché la somma delle tre tensioni 1 più 2 più 3 fa 0, ecco che questo spostamento del centro stella è 0, nel caso equilibrato. Quindi in generale lo spostamento del centro stella non è 0, se le tre impedenze sono diverse, ma se sono uguali viene 0, come si vede nella domanda. Quindi, in definitiva, noi possiamo dire che i due sistemi, allora quando abbiamo a che fare, scusate, con un sistema trifase simmetrico nelle tensioni, equilibrato nelle correnti, la presenza del filo neutro non è richiesta, nel senso che i due sistemi, con e senza filo neutro, sono fra di loro equivalenti. Questo perché? Sto ricapitolando quello che già vi ho detto. Questo perché? Perché quando metto il filo neutro, allora io sto imponendo che lo spostamento del centro stella sia pari a zero, perché ci metto un cortocircuito in mezzo, quindi la tensione fra i due punti è zero, e ho come risultato che la somma delle tre correnti è pari a zero. Se io invece il filo neutro non ce lo metto, io sto imponendo che la somma delle tre correnti sia pari a zero e ho come risultato che lo spostamento del centro stella è pari a zero. Quindi impongo una cosa e trovo come risultato un'altra, dualmente nei due casi. Ma il risultato finale è che in entrambe le situazioni la somma delle tre correnti fa zero e lo spostamento del centro stella fa zero. In entrambe le situazioni. In un caso forzo uno, in un caso forzo l'altro e l'altro viene automatico. Quindi, comunque la vogliamo vedere questa situazione, questo ragionamento, le due situazioni messe con e senza filo neutro sono tra di loro equivalenti. Quindi, un sistema trifase simmetrico equilibrato con o senza filo neutro funziona allo stesso modo. Allora, chiaramente, capiamo già immediatamente che se sono equivalenti tanto vale che non ci mettiamo niente, cioè non ce lo mettiamo fino a noi. E in effetti è così. Tra qualche lezione saremo anche in grado di quantificare il risparmio, lo capiamo, no? Mettere meno fili significa mettere meno materiale conduttore, quindi spendere di meno. Tra qualche lezione quantificheremo quant'è il risparmio, faremo proprio il conticino e vedremo quanto è questo risparmio. Comunque intuitivamente già capiamo che un sistema senza neutro è conveniente. Quindi già capite il perché i sistemi di fase sono così diffusi, perché ci permettono di risparmiare del materiale. Cosa accade se il sistema invece non è equilibrato?
ossia se le tre impedenze di fase sono differenti fra di loro. Che cosa succede in questo caso? Le due situazioni non sono più equivalenti. Quando il sistema è squilibrato, quindi immaginiamo ancora simmetrico nelle tensioni, quindi immaginiamo che le tensioni sia tutto a posto, ma squilibrato nelle correnti perché le tre impedenze sono diverse, allora le due situazioni con e senza filo neutro non sono affatto equivalenti. Allora, qual è la differenza? Allora, immaginiamo quindi di avere a che fare con un sistema squilibrato, quindi le tre impedenze sono differenti fra di loro. Quindi qua è come se ci fosse Z1, Z2, Z3. Qui c'è Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3. Questa quantità sarà diversa da 0 in generale. Lo spostamento del centro stella nel caso squilibrato sarà diverso. Quindi questo vincolo sarà ancora garantito perché non essendoci il filo la somma delle tre correnti deve essere per forza pari a zero. Ma la tensione che c'è su ciascuna delle impedenze, ad esempio V1 0 sulla prima impedenza, è diversa dalla tensione stellata con 1. La tensione con 1, scusate. Ed è diversa di una quantità che dipende dalle tre impedenze. Vedete, lo spostamento del centro stella dipende dalle tre impedenze. Quindi significa che io non posso essere sicuro, se io mi metto dal punto di vista di impedenza Z1, non posso essere sicuro di qual è la tensione ai morsetti di Z1. Perché il valore di questa tensione dipende non solo dal valore del generatore, ma anche dal valore di tutte le altre impedenze. Quindi, in un sistema squilibrato, se io non ci metto il filo neutro, non sono in grado di garantire il valore di tensione che c'è ai morsetti delle singole impedenze. Viceversa, se io ci metto il filo neutro, questa garanzia ce l'ho, perché questa volta con il filo neutro, immaginando che qui siano Z1, Z2 e Z3 differenti, la tensione V1,0, grazie alla presenza di questo filo neutro, è sempre uguale alla tensione con 1. Quindi quando ho il filo neutro riesco sempre a garantire che la tensione morsetti di impedenze sia quella che già mi posso aspettare, e con 1 nel caso Z1, e con 2 nel caso Z2, e con 3 nel caso Z3. Per questo motivo, quando i sistemi sono squilibrati, si usa sempre un sistema di fase con il filo neutro, perché solo in questo modo riusciamo a garantire quanta è la tensione che consegniamo al singolo utilizzatore. Questo ragionamento ha una grande importanza pratica, perché la distribuzione dell'energia elettrica agli utenti domestici viene fatta esattamente in questo modo, con un sistema trifase con filo neutro. Vi faccio vedere come, per sommità. Lo faccio qui, non c'è. Allora, questo è lo primo e questo è il filo neutro, no, poi qua c'è il resto del circuito, un nuovo disegno, insomma, c'è tutto il resto del circuito. Allora, che cosa noi facciamo? Allora, l'ente erogatore fornisce a ciascuno di noi, utente domestico, due morsetti, abbiamo detto, i quali corrispondono esattamente ad una fase di un sistema di fase e al filo neutro. In altri termini, il mio impianto elettrico di casa vedrà questi due morsetti, per esempio, come terminali, e sarà rappresentato da un'impedenza messa così.
il mio vicino di casa avrà un'analoga distribuzione che però magari si aggancia alla fase 2, quindi magari sarà questa. Il signore piano di sopra magari si aggancia alla fase 3, alla fase 1, scusate questo. Poiché ciascuna impedenza rappresenta un utente singolo, è chiaro che non potrò mai assumere che le tre impedenze in questione siano uguali, quindi carico equilibrato. Perché casa mia, io ho lo stereo e ho il forno a microonde, il mio vicino ha la lavatrice e la lavastoviglie, quello che abita al piano di sopra ha il caricabatterie del cellulare, che ne so, quello che sia. Comunque sono in generale utilizzatori differenti e quindi in generale avremo delle impedenze differenti. Se io quindi utilizzo un sistema trifase con entro, riesco a garantire a ciascuno degli utenti, io, il mio vicino, il piano, quello del piano di sopra, sempre la tensione, diciamo così, garantita. Perché io, se sono io questo qui, vedrò sempre la tensione 3 ai morsetti del mio appartamento. Il mio vicino vedrà sempre la tensione 2, corsetti il suo appartamento e così via. E quindi tutti quanti funzioniamo correttamente. Beh, ma allora, direte voi, ma allora i sistemi di fase equilibrati non esistono in realtà, ci abbiamo perso il tempo prima. Sì e no, sì e no. Perché? Allora, immaginate adesso di non ragionare in termini di singoli utenti, ma immaginate di ragionare in termini di gruppi di utenti. Immaginate cioè che sulla fase 1 non ci sia solo io, ma ci sia tanta gente collegata. Sulla fase 2 altrettanto, non c'è solo il mio vicino, ma ci sono tanti altri utenti collegati. E così sulla fase 3, vabbè, ci siamo capiti, insomma. Se io metto insieme grossi agglomerati di utenti, allora, in quel caso, posso ragionevolmente fare un'ipotesi che il carico sia su grande scala equilibrato. Perché questo? Perché è chiaro che se io guardo il singolo utente, allora io non posso mai sapere se il mio vicino sta facendo funzionare la lavastoviglie e io sto facendo funzionare la lavatrice. Però se io guardo grossi agglomerati utenti, che so, 10 palazzi che stanno vicini, ebbene, se io guardo 10 palazzi qui, 10 palazzi a rione a fianco e 10 palazzi ancora vicini, mediamente su 10 palazzi ci saranno 50 persone che fanno la lavatrice, 10 che fanno la lavastoviglie e 7 che si sentono la musica qui, negli altri 10 palazzi e negli altri 10 palazzi. Quindi, se io faccio grossi agglomerati di utenti, posso ragionevolmente immaginare che questo carico complessivo, questo carico complessivo e questo carico complessivo siano sostanzialmente equilibrati fra di loro. Immaginate quando vedete addirittura che sono delle piccole città, delle città, immaginate tre città da 10.000 abitanti ciascuno, chiaramente è estremamente, diciamo, ragionevole pensare che il carico di ciascuna di queste città sia sostanzialmente equilibrato. Ecco che quindi la distribuzione dell'energia elettrica su, diciamo, piccola scala, cioè su scala di utenti singoli, viene fatta con un sistema trifase con neutro. Quindi a casa mia io ho la fase e il neutro, perché appunto i singoli carichi non sono equilibrati tra di loro e quindi in questo modo garantisco la tensione pari a quella che vedete. In particolare la tensione stellata che noi quindi vediamo fra i due morsetti di casa nostra, la tensione stellata di un sistema trifase con neutro. Questa tensione stellata, come vi ho già detto, ha 220 volt di valore efficace, 50 Hz di frequenza. Quindi quei tre generatori erogheranno ciascuno una tensione di valore efficace 220 volt, sfasate tra di loro come abbiamo visto. Quindi
sui singoli utenti, distribuzione fatta con sistemi di fase connessi. Quando vado su grossi agglomerati di utenti, invece posso fare una distribuzione con sistemi di fase senza nemici, perché posso fare quel ragionamento, diciamo, statistico che vi dicevo prima. Come fare a far comparire il filo neutro a un certo punto del sistema elettrico? Questo lo vedremo a tempo debito. Vi anticipo che questo viene fatto grazie ai trasformatori, ancora una volta. La distribuzione dell'energia elettrica su grandi agglomerati viene fatta ad alta tensione per i motivi che già vedemmo all'epoca, no? Di diminuire al massimo le perdite. La distribuzione ai singoli utenti viene fatta a bassa tensione per motivi di sicurezza. In mezzo c'è un trasformatore, come già vi ho anticipato. Bene, questo trasformatore è anche l'oggetto che riesce a far comparire il filo neutro, in un certo senso, e vedremo poi come. Quindi serve anche a questa funzione qua. Quindi, questo è il motivo per cui i sistemi di fase sono così utilizzati. Perché ove noi possiamo fare l'assunzione di carico equilibrato, e abbiamo visto che in alcuni casi possiamo farlo, risparmiamo la presenza del filo neutro, risparmiamo del materiale. E in effetti, se voi fate caso, quando vedete i cosiddetti tralicci ad alta tensione, quelli sono appunto delle linee che trasportano energia elettrica ad alta tensione, quindi per grossi agglomerati di utilizzatori, no, sostanzialmente. E quindi lì l'ipotesi di carico equilibrato è molto ragionevole. E in effetti, se ci fate caso, adesso provate a, diciamo, a riflettere su questo adesso che tornate a casa, vedrete sempre un numero di fili multiplo di 3 sui tralicci, non a caso, perché è un sistema trifase. Poi potrete vedere anche, diciamo, giusto per fare un disegno, no? Classico traliccio potrebbe essere fatto così. Potrebbe avere una situazione del genere. Ci sono degli isolatori che isolano i cavi ad alta tensione dal traliccio stesso, quindi questi sono dei materiali isolanti qui, e questi cavi appunto sono in multiplo di 3, perché appunto questo è un sistema trifase, poi magari questo isolatore porta più cavi nella stessa fase, insomma sempre in multiplo di 3 stiamo parlando, perché è un sistema trifase. Spesso voi troverete un altro cavo qui sopra, che però non è filo neutro, ma è la cosiddetta fune di guardia, che serve a proteggere la fulminazione, il traliccio e i fili che sono adesso collegati. Quindi, la distribuzione è fatta in questo modo. Questo poi chiaramente lo approfondirete nei corsi dedicati, diciamo. Io vi faccio giusto capire il fondamento, poi nei corsi di sistemi elettrici queste cose saranno ampiamente discusse e sviscerate. Anzi, l'ultima cosa che vi dico prima di fare un'altra pausa. Ok. Allora, è chiaro che posso cancellare? Vabbè, cancello qui. Ah no, no, questa cosa richiede però un po' più di tempo. No, vabbè, allora richiede un po' più di tempo. Cominciamo, magari facciamo una pausa. Allora. Quello che vi ho fatto vedere è un sistema trifase con un carico collegato a stella. Diciamo anche qui. Immaginiamo che sia equilibrato per semplicità. Abbiamo un collegamento a stella, abbiamo individuato infatti centro e stella. Un'altra possibilità di collegamento dei carichi del sistema trifase è quella a triangolo, che già abbiamo studiato. In particolare potremmo avere una situazione del genere. Quindi abbiamo tre fasi, 1, 2 e 3, e il carico non a stella ma collegato a triangolo, cioè così.
croce qui. Immaginiamo che i tre generatori siano gli stessi di tipo, quindi sempre collegati a stella. Il carico invece viene collegato al triangolo. È un'altra possibilità, chiaramente. Questo lo chiamo Z alfa, Z beta e Z gamma. Immaginiamo che siano differenti. Allora, come si studiano queste situazioni? Allora, per prima cosa osserviamo che, quindi questo è un sistema trifase collegato a triangolo, col carico collegato a triangolo. Osservate una differenza rispetto a prima. Allora, osserviamo varie cose. Prima cosa è che il filo neutro in questo caso non ci può essere, proprio non ci può essere, perché non abbiamo il centro stella del carico, semplicemente. Seconda cosa che va osservata è che la singola impedenza viene a essere sottoposta non alla tensione stellata, ma alla tensione concatenata. Per esempio, Z alfa viene sottoposta a tensione V1,2. Quindi dobbiamo capire come la tensione concatenata è collegata alla tensione stellata. Facciamo questo calcolo e poi... Vabbè, andiamo avanti altri 5 minuti, abbiate pazienza. Allora, V1,2, lo vediamo da qui, è pari a E1 meno E2. Legge di Kirchhoff fa attenzione a questo percorso di questo qua, a questa maniera qua. Quindi questo è pari a E1 meno E2. Se io lo volessi vedere graficamente, V1,2 è ciò che devo aggiungere ai 2 per ottenere 1, quindi è questo. Questo è V1,2. Vedete? Analogo che le altre, non me le fate disegnare, sono pasticcio il diagramma da sugli altri. Allora, vediamo come fa. Allora, è 1 meno 2, qui abbiamo E grande meno, adesso sto sostituendo questi valori qua. E che moltiplica coseno di meno 2 pi greco terzi più j seno di meno 2 pi greco terzi, ossia E grande che moltiplica 1 meno, messo E grande in evidenza, allora coseno di meno 2 pi greco terzi è pari al coseno di 2 pi greco terzi, cioè meno un mezzo. E un mezzo. Poi abbiamo più j seno di meno 2 pi greco terzi, che è pari al meno seno di 2 pi greco terzi, cioè meno radicale per mezzo. Quindi questo viene, è grande, che moltiplica 3 mezzi più j radical 3 mezzi. Ok. Trovate? Ovvero è grande, per radical 3, metto un radical 3 in evidenza qui, e viene radical 3 mezzi più j mezzo. Ho messo radical 3 in evidenza. E questo viene radical 3 e che moltiplica. Allora, a posto di radical 3 mezzi ci posso mettere coseno di pi greca sesti, vedete? Coseno di pi greca sesti più j, al posto di un mezzo ci posso mettere il seno di pi greca sesti. Ossia, lo scrivo qua, il risultato finale, V1,2 uguale E, che sarebbe pari a E con meno, per radical 3, per E elevato a J pi greca sesti.
formula di Euler al contrario, quindi questo è pari a E elevato a G più resiste. E grande è pari proprio a E con 1, quindi c'ho scritto E con 1. Quindi che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che la tensione concatenata ha un modulo che è radical 3 volte più grande della tensione stellata. Vedete? C'è un fattore radical 3. Ed ha una fase che è in anticipo di pi rega sesti. Questo lo vediamo anche graficamente. Vedete, B1, 2 rispetto a E con 1 è un po' più lungo, lo vedete già graficamente, ed è proprio un fattore radical 3 più lungo, ed è sfasato in anticipo. Se io lo riportassi qui sarebbe una cosa del genere, questo è B1, 2 è sfasato di pi rega sesti in anticipo. Ho riportato B1, 2 sullo stesso punto d'applicazione. Analogo discorso posso fare, diciamo, per le altre tensioni concatenate, potete farlo con l'esercizio, la stessa cosa. Giusto per dare il numero tipico, se la tensione stellata tipicamente è 220 volt in valore efficace, perché appunto la tensione si manifesta in un set di casa nostra, la tensione concatenata è radical 3 volte per 220 volt, ovvero 380 volt. Quindi il valore tipico di tensione concatenata con cui ci si confronta è 380 volt. Altri valori tipici sono 230 volt per la tensione stellata e 400 volt per la tensione concatenata, sempre con fattore di apprendimento. Queste sono cifre che spesso si trovano. Comunque sia, per studiare questi sistemi, cioè quelli collegati a triangolo, o usiamo la tensione concatenata invece la tensione stellata, no? Perché appunto le singole impedenze sono sottoposte alla tensione concatenata, quindi usando questa relazione qua sostanzialmente, oppure, forse ancora più convenientemente, possiamo operare una trasformazione triangolo-stella e ci riconduciamo al caso precedente. Cioè se io trasformo quel triangolo lì in una stella equivalente, io riesco a riportarmi al caso precedente sostanzialmente. Quindi noi nei fatti approfondiremo di più lo studio dei sistemi di fase collegati a stella, perché a quello ci possiamo ricondurre con un'opportuna trasformazione. Però non è obbligatorio, si possono anche studiare così come sono collegati a triangolo, assolutamente. Quindi alle volte, benché impropriamente, si parla di tensione stellata sul carico, anche se il carico non è collegato a stella, perché si immagina di fare questa trasformazione equivalente. Quindi alle volte vi troverete a dire avere un carico di cui non sappiamo se è collegato a stella o a triangolo, però tuttavia parlerò di tensione stellata sul carico immaginando un carico a stella equivalente sostanzialmente, o che non fosse già stella. Chiaro? Quindi è un concetto che nei fatti useremo sempre, quello di tensione stellata. Ok? Allora facciamo un altro po' di pausa e riprendiamo.